Sicurezza e divertimento estremo sono sempre stati l'uno l'opposto dell'altro. Beh, fino ad ora. Perché questa moto d'acqua, la Stingray JST30, è riuscita ad unire queste due prerogative così distanti, ma così necessarie in mare. Come? Beh, il perché è sicuro lo scopriamo tra poco. Adesso vediamo se riesce a farmi divertire. Questo è The Boat Show. Stingray in inglese vuol dire razza, un animale idrodinamico, sottile ed ampio, il che lo rende molto stabile in mare e allo stesso tempo così elegante da aver ispirato persino un gioiello dell'automobilismo, la mitica Chevrolet Corvette Stingray. Ed è proprio da quelle linee così futuristiche e sportive che Federico Villa e Federico Gerna, con la collaborazione tecnica di Dondi Ingegneria, cominciano a sviluppare un'idea di Manuel Di Nunzio, ovvero di creare un mezzo che risolvesse i problemi più comuni delle moto d'acqua. Stabilità, versatilità d'utilizzo e comfort a bordo. Quello che sicuramente avete già notato è stata la chiave di volta dell'intero progetto. Due tubolari che circondano completamente la linea di galleggiamento. Ma quindi che mezzo è? È una moto d'acqua? È un gommone? E soprattutto come è fatto? E cominciamo subito a fare chiarezza. La coperta, come la chiglia, sono state realizzate entrambe in fibra di vetro e resina poliestere e vinilestere ed accoppiate con un sistema di chiusura brevettato, completamente stagno. La sella accoglie fino a 3 passeggeri e sotto il tappo del serbatoio del carburante. L'altezza del manubrio è regolabile, il che, oltre ad ottimizzare l'assetto di guida, concede una maggior facilità di rimessaggio nel vano del garage tender. Prua via la timoneria, un gavone stagno di più di 50 litri, con la postazione di ricarica per lo smartphone e convertibile anche a ghiacciaia. La possibilità di customizzazione poi è davvero infinita, sia sul punto di vista della configurazione estetica che di quella di utilizzo. Oltre quindi a scegliere totalmente la colorazione della vernice e i materiali di rivestimento, insieme al cantiere è possibile ottimizzare il mezzo a seconda delle necessità d'utilizzo dell'armatore, come per esempio il portatavolo da surf o le staffe per l'alloggiamento delle bombole da immersione, il gancio per il traino di water toy o per il parasail o qualsiasi altra cosa che vi possa venire in mente. Sullo specchio di poppa una scheletra in acciaio inox per la risalita a bordo dall'acqua. A poppa le linee morbide della coperta permettono la salita o la discesa da bordo, agevolata totalmente dalla stabilità che ne deriva dai tubolari. I tubolari sono perfettamente integrati alla geometria strutturale dello scafo e della coperta e sono stati realizzati con una litratura minima necessaria ad omologare questo mezzo come natante di categoria D. E questo ne rivoluziona totalmente la possibilità d'utilizzo. Questa può navigare fino a 6 miglia dalla costa e non deve stare dentro il miglio nautico come tutte le altre moto d'acqua. Ha l'abilitazione ad entrare in ogni porto o marina senza sottostare alle limitazioni imposte alle normali moto d'acqua. E alla fine forse la cosa più importante, perché questo mezzo, grazie alle riserve di galleggiamento, è davvero sicuro, perché molto stabile. Alla fine il JST30 di Stingray non è solo una moto d'acqua, questo qua è un vero sport tender. La postazione di pilotaggio è ben protetta in navigazione. I passavanti sono schermati totalmente dallo scudo prodiero. I tubolari e il volume totale di prua garantiscono una galleggiabilità ottima anche a pieno carico e i pattini della carena deflettono ottimamente il flusso dell'acqua durante il moto. Perché l'obiettivo principale del nuovo Stingray JST30 è proprio quello di poter essere utilizzato come un vero e proprio tender di uno yacht di medio-grandi dimensioni che non può, per questione di spazio, imbarcare un gommone ed una moto d'acqua.
Ma in effetti perché scegliere quando si può avere tutti e due ed in un'unica soluzione? Ok, oggi il mare a Sestri Levante è abbastanza mosso, ma grazie alla piccola baia potrò provare sia lo scafo sulle onde che sul mare piatto e vedere la massima velocità e come si comporta con il mare un po' più formato. Le mie aspettative sono queste: deve essere una moto d'acqua semplice, facile da guidare e soprattutto che perdona ogni tipo di errore. Rispetto alle normali moto d'acqua, questa carena ha una V più profonda e soprattutto ha i pattini che l'aiutano nella stabilità di navigazione e nella precisione di virata. E più deflettono ottimamente quello che è il baffo sullo scafo e quindi teoricamente dovrei anche bagnarmi relativamente poco. Anche se con queste onde, ragazzi, la vedo dura. Il peso è di 240 kg a secco e la motorizzazione delle tre configurazioni possibili, ovvero il Rotax depotenziato a 40 cavalli, il Rotax normale a 90 oppure quello potenziato a 115 cavalli, ecco, noi oggi abbiamo la versione intermedia, il 90 cavalli, ma sono sicuro che mi divertirò un mondo! Prima di cominciare però ci tengo a dirvi una cosa molto importante. Oggi per ragioni televisive non sto indossando il giubbotto salvagente. Ho tutta una troupe che mi segue per prendersi cura della mia persona e assicurarmi l'incolumità. Voi però per favore ogni volta che andate in mare, testa sul collo, giubbotto salvagente e sempre stacco di massa allacciato. Via! Cominciamo già a metterla sotto stress al massimo. Prua verso la direzione delle onde. Velocità, per ora 25 nodi. Beh, è una navigazione, oserei dire, comoda. E come vedete, oltre a qualche schizzo normale, non mi sto bagnando così tanto. Ma che dite, proviamo qualche salto? Woohoo! Superiamo i 35 nodi adesso. La carena è davvero molto morbida. Sinceramente la sensazione è quella di una carena di un gommone o di una barca, non quella di una moto d'acqua. E questo rende la navigazione veramente molto più rilassante. È divertente! Che voli, ragazzi! E su questo mare non me l'aspettavo proprio di poterlo fare. Ragazzi, sono già a 45 nodi su un'onda strepitosa saltando da una cresta all'altra, ma questo è un capolavoro di carena e credetemi, come me, lo potrebbe fare chiunque. Ora però lo voglio provare andando col mare in poppa. Avendo una carena così profonda e dei volumi così importanti a prua, posso fidarmi del fatto che non mi ingabonerò di prua. E quindi il trim posso lasciarlo un po' più basso. Questo sì che è navigare! Ok, e adesso sono arrivato nel golfo di Sestri Levante. Qui l'acqua è una tavolozza, quindi posso mettere la modalità sport e provare davvero cosa può fare questo Stingray JST30. Secondo voi i tubolari le permetteranno di mettersi su un fianco e chiudere una buona virata? Proviamolo! 25 nodi, abbattiamo a sinistra. Ragazzi, sta virando su se stessa, guardate che raggio di virata. La cosa bella è che posso anche essere sbilanciato, guidare male, non succede niente. Guardate un po'. La mia paura era quella che il tubolare potesse rimbalzare sull'acqua e sbalzarmi dalla parte opposta. Questo non succede, al massimo, avete visto? La poppa si alza e perde trazione.
super safe. Posso anche fare testa coda. Come ho detto, la prerogativa è quella di poter far sì che questo mezzo lo possa guidare chiunque, con 40 cavalli persino le persone che non hanno la patente nautica. E adesso è arrivato il momento che più preferisco, perché il cantiere dichiara che con questo tipo di motorizzazione, il Rotax da 90 cavalli, la Stingray JST30 può arrivare a superare i 45 nodi. E io, come sempre, oggi ho due obiettivi. Indovinate un po'? Uno, raggiungerli. Due, superarli! Nodi! 45! E con 8000! 400 giri per minuto, ho toccato i 47 nodi! Che adrenalina, che capolavoro, che meraviglia! Beh, insomma, che voi lo vogliate usare come sport tender o come moto d'acqua o come mezzo per qualsiasi altra attività, Stingray con questo mezzo ha fatto davvero un capolavoro!